Il circuito Valle Accoglienti Solidali è un format che abbiamo pensato per rilanciare il turismo delle valli, sia Val Trompia che Val Sabbia. Il circuito prevede la possibilità per le strutture ricettive che decideranno di aderire di diventare più inclusive e solidali, accogliendo al proprio interno persone con disagio o disabilità, per supportarli nella piccola gestione della quotidianità, nella gestione della struttura ricettiva, dalla reception piuttosto che all'accoglienza dei clienti, piuttosto che di altre piccole attività. Abbiamo deciso di sviluppare la proposta turistica del circuito su tre filoni esperienziali di natura diversa. Il primo filone è quello che riguarda la parte più culturale, quindi cerchiamo di valorizzare quelli che sono già i siti culturali e turistici, mettendo a sistema già il lavoro degli ecomusei piuttosto che di biblioteche, quindi già di organismi che stanno lavorando da tanti anni sul tema turistico. Un altro filone interessante su cui noi stiamo puntando rispetto all'esperienza turistica è tutto il filone enogastronomico, perché anche qui lavoreremo sulla creazione di esperienze che andranno a valorizzare i prodotti tipici locali del nostro territorio. Terzo filone turistico su cui andremo a puntare rispetto al circuito è quello relativo all'outdoor, inteso proprio come filone che riguarda il camminare lento, il trekking con gli asini, il tema del cicloturismo, quindi tutta quell'esperienza di outdoor che ci consente di stabilire anche un legame con la natura e quindi di avvicinarci poi a quelle che sono le bellezze dell'ambiente naturale della Val Trompia e della Val Sabbia. L'obiettivo di questo circuito sarà quello di offrire non solo un posto accogliente da un punto di vista della ricettività, ma un posto in grado di offrire ai turisti anche delle esperienze da poter sviluppare nel nostro territorio e nel territorio della Val Trompia. Le esperienze nel quale la cooperativa Coges si colloca all'interno del circuito sono le esperienze legate all'enogastronomia e alle cene in luoghi insoliti. Quest'estate abbiamo fatto la nostra prima esperienza nel borgo di Presegno. Durante la serata abbiamo comunque proposto la parte enogastronomica, quindi di valorizzazione dei prodotti, per raccontare chi siamo. Durante tutta questa serata c'è stata una grossa opportunità di inclusione sociale, perché ovviamente sono stati coinvolti i ragazzi del progetto di inclusione sociale del Coges Bar. La cooperativa Coges, all'interno del progetto Attivare, ha più attività. In questo momento ci troviamo all'interno del Coges Bar, che è una delle attività, insieme all'ostello sociale Borgo Venno, sempre nel paese di Lavenone, insieme a Casa Maer, da pochissimo inaugurata, grazie ovviamente al contributo di Fondazione Cariplo. Ci troviamo a Lavenone, all'ostello Borgo Venno, che è all'interno di un edificio ristrutturato. È ubicato su due livelli il nostro ostello, abbiamo in totale 12 posti letto, e da quest'anno è stato attivato anche uno spazio aggiuntivo, che è Casa Maer. Con la cooperativa Coges abbiamo ragionato sulla possibilità di creare degli spazi in cui far sperimentare ai nostri ragazzi delle esperienze utili alla loro vita, e quindi è partita l'esperienza del laboratorio Labis, che è appunto un laboratorio di inclusione sociale, in cui le attività che vengono svolte sia all'interno dell'ostello, da oggi in Casa Maer e in precedenza in quello che è il nostro bar, il Coges Bar, saranno dedicate agli spazi di cura degli ambienti, della casa, a sapersi gestire a livello di igiene piuttosto che manutenzione delle piccole parti della casa, e quindi permettere ai ragazzi di sperimentarlo da noi con delle figure professionali di riferimento, ma poi portarsi questo bagaglio a casa e poterlo spendere nella vita quotidiana. Ai nostri ospiti proponiamo la possibilità di fare colazione o piccoli pranzi, piccole cene all'interno degli spazi del Coges Bar. Un succo al mirtillo, ha chiesto Alessandra.
siamo all'interno del Coges Bar, non solo bar, un bar solidale all'interno del paese, del borgo di Lavenone. Oggi ci troviamo qua con noi, con Franco Ferreni e Lorenza Tononi. Come ha iniziato questa esperienza? Ho iniziato facendo un corso di formazione per fare operatore di bar e il servizio sala. Perché noi iniziamo questa esperienza con l'avvio dell'attività formativa, no? In cui in questi momenti qua di incontri affrontiamo il tema della tecnica, ma bensì anche l'aspetto della comunicazione, della relazione col cliente. E cos'è che andiamo a vedere durante questi incontri? Il reparto di caffè, caffetteria, poi aperitivi e poi facciamo anche la parte della piccola ristorazione. Esatto Lorenza, proprio così. Mi piace e mi fa stare bene perché vedo che ogni giorno riesco ad imparare cose nuove che prima non riuscivo a fare. Lorenza, cos'è che ti piace di più fare all'interno del laboratorio di inclusione sociale? Fare il caffè ai clienti. E un'altra cosa che mi avevi detto l'altro giorno, mi hai detto mi piace molto parlare col cliente. Grazie mille. Siamo a Casa Saoghe. Casa Saoghe è una casa vacanza gestita dalla cooperativa sociale Fraternità Impronta, è inserita nel comune di Marmentino, era una vecchia casa contadina, è una casa ad accoglienza solidale da una parte perché è gestita da un'impresa sociale e gli attori che gestiscono questa casa sono i minori di Cascina Cattafame accompagnati dai nostri educatori che si occupano del verde ma si occupano anche della gestione dell'accoglienza. È accogliente solidale anche perché appunto accoglie persone del territorio con delle fragilità o dei bisogni particolari, famiglie numerose, persone con delle disabilità, persone con delle fragilità particolari, ma è anche una casa da cui partiranno l'experience per i prossimi mesi, tra cui ci sarà appunto la ripetizione del trekking a Passo d'Asino. Vi voglio raccontare oggi delle esperienze che abbiamo fatto proprio qui a Casa Saoghe con le famiglie sia del territorio che anche di Brescia che sono venute in visita per l'evento del trekking a Passo d'Asino e hanno potuto un po' sperimentare all'aria aperta delle attività con gli asinelli, quindi i bambini potevano salire sull'asinello, accompagnarli, dargli da mangiare e in più abbiamo creato una rete, una sinergia con le malghe e le aziende agricole del territorio che ci hanno supportato in questa cosa, quindi sia bambini che famiglie hanno potuto fare visita alle aziende agricole, vedere come si fa il formaggio, assaggiare tutti i prodotti locali. Le peculiarità di queste esperienze sono proprio quelle di inclusione, infatti i nostri ragazzi minori della comunità della nostra cooperativa Fraternità Impronta sono attivi anche qui sul territorio nel senso che ci aiutano nella gestione degli asini, nell'accoglienza e affiancati da tre persone del territorio. Quest'Italia che cambia non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia siamo.